Radio Racconti dell'Estate. Scritti da voi, letti da noi, ascoltati da tutti. info@radioraccontiamoci.net. Racconta la tua estate. Abbiamo unito in questo episodio dei Racconti dell'Estate una poesia di Sabrina Corradini e un racconto poetico di Maria Mollo. E abbiamo voluto così omaggiare il pubblico che ci scrive, il pubblico femminile. Continuate a scrivere, raccontateci la vostra estate. I racconti e le poesie dell'estate. Sabrina Corradini, Summer Song. Soffia in me il vento caldo dell'estate. Cantano le spighe di grano nell'ardore del sole. È per un istante di vita, un istante solo. Mapà di Maria Mollo. Quando mi sono accorta di te eri già come una nocciolina. Pesavi un grammo ed eri 15 centimetri. Avevi un aspetto umano, non eri più un embrione. Eri un feto e si stava formando il tuo cranio. Ma queste cose non le sapevo, le ho apprese negli anni a venire. Quando sei nata tu non c'era nessuna ecografia per valutare le dimensioni del feto o la struttura della placenta o rivelarne il sesso. Ho sentito che eri femmina, ma prima ancora ho sentito un vuoto nello stomaco, un malessere generale con violenti conati notturni e che attribuivo al troppo studio. Tre esami da preparare all'università e studiavo notte e giorno. Volevo dare il meglio di me. Invece eri tu che ti affacciavi alla vita e il mio corpo si stava adattando ad accoglierti. Ho avuto paura. Paura di mio padre, mia madre. Di dove avrei trovato il coraggio di annunciare la tua esistenza, perché contro la loro volontà avevo deciso di sposarmi, con la promessa che prima di mettere al mondo un figlio mi sarei laureata. Ho avuto paura di te, che avresti stravolto la mia vita, anzi già stavi deviando il percorso che mi ero scelta. Ho avuto paura anche quando tuo padre, inseguendo un nuovo amore, ci abbandonò, con un'indifferenza che non gli conoscevo. Gli anni a venire mi hanno costretta a rinunce, a sacrifici, ricompensate dalla tua presenza. Hai cambiato il mio percorso, ma hai dato un senso alla mia vita. Oggi coronerai il tuo sogno d'amore col ragazzo che ami e sarò io, per tuo volere, ad accompagnarti all'altare, perché come dici tu, sono la tua mamma papà, la tua mappa. Sostieni la cultura e partecipa al sapere sociale. Sostieni Radio Raccontiamoci. Basta una piccola donazione cliccando il tasto di Fondi Cultura sul sito radioraccontiamoci.net e farai parte anche tu di una vera community culturale.